Questa mattina un'iniziativa importante in vista del Venice Climate Camp che parte l'8. Abbiamo detto che come attivisti del camp metteremo in campo tutte le misure di sicurezza anti-Covid, ma allo stesso tempo oggi siamo qua a Palazzo Balbi, sede della regione e sede dell'assessorato regionale alla sanità, per denunciare un fatto. Non è possibile che le misure anti-Covid, non è possibile che misure come il lockdown diventino una foglia di fico che nasconde un'ingiustizia gravissima, un'ingiustizia grave, cioè la distruzione della sanità pubblica veneta che ha come responsabili il presidente Zaia e la Lega. Noi al camp dimostreremo che è possibile stare insieme in sicurezza, che non c'è solo l'isolamento che non permette l'organizzazione, che non permette lo scambio, che non permette alle persone di stare insieme e costruire una critica comune, costruire un altro modo di vivere la società. Noi diciamo che è possibile stare insieme in sicurezza e diciamo che la cura migliore alla pandemia è una sanità pubblica che funziona. Il Veneto ha avuto, storicamente ha, un sistema di sanità pubblica che infatti funziona. Perché non ha buttato tutto sulla privatizzazione? Perché ha mantenuto un'integrazione tra i servizi, è attenta alle esigenze del territorio. Il più grande ospedale parla anche con il medico di famiglia. È stato così possibile permettere, per esempio, di non mandare, di curare tanta gente a casa durante la pandemia del Covid, di non costringere la gente negli ospedali dove diventavano vettori di ulteriore contagio. Che cosa ha fatto però Zaia negli ultimi 20 anni? Zaia ha sistematicamente e inesorabilmente tentato di distruggere questo modello virtuoso. Ha tagliato il 20% di posti negli ospedali pubblici e ha aumentato del 17% i posti in cliniche private convenzionate, ha ridotto del 40% i posti in terapia intensiva, stava provando e sta ancora provando a far curare gli anziani, per esempio, da cliniche o team privati convenzionati, cioè tutto un sistema che favorisce il privato a scapito della salute pubblica di tutti noi. Noi siamo qui oggi per dire che la ricetta deve essere opposta, che le persone devono poter stare insieme in sicurezza e che la miglior cura è quella di una sanità pubblica che funziona. Noi chiediamo, quindi vogliamo, come attivisti del Climate Camp, vogliamo una sanità in cui ci siano più medici e non meno medici, dove i medici e gli infermieri che sono andati in pensione siano sostituiti, contrariamente a quanto sta accadendo adesso. Dove ci siano più posti letto privati e non meno, scusate, più posti letto pubblici e non meno posti letto pubblici come sta avvenendo. Vogliamo una regione che finanzi la ricerca, che è il primo passo. Vogliamo una sanità che continui, anzi, potenzi tutta l'integrazione territoriale. Vogliamo una sanità in cui il diritto alla salute, che è ancora un diritto universale, sia tutelato, dove anche i più deboli, per esempio, gli anziani che sono state vittime di questa pandemia, sono state lasciate morire nelle case di riposo o negli ospedali, abbiano il diritto alle cure, dove i migranti hanno il diritto alle cure e non siano stipati in parcheggi, in pseudolager, come sta accadendo adesso in questa regione per poi diventare capro espiatorio. Ecco, oggi siamo qui a Palazzo Balbi per dire tutte queste cose, per presentare il conto a chi ha le responsabilità e dà un nome e cognome e si chiama Luca Zaia. Grazie.